Sabato 22 febbraio si è disputata sull'Alpe Cimbra, nuovissima denominazione per l'altipiano di Lavarone e Luserna, la prima edizione della Zimbar Snea Loppet, trofeo Gattabianca e Pettirosso, organizzata dal team Hartmann di Lavis. In una giornata da lupi, con 20 cm di neve fresca caduta durante la notte e nevicata a sprazzi in gara per rendere ancora più epica la neonata gara di fondo, la vittoria è andata al poliziotto Luca Orlandi, al maschile, ed Eugenia Biciugova del team Hartmann al femminile. Partenza ad ore 11 in località Malga Mille Grobbe, con molti atleti iscritti ma, causa il maltempo, anche molte defezioni dell'ultimo momento. Alla fine sono stati oltre 160 gli atleti al via ad intraprendere i 42 km di un percorso nuovo, studiato ad hoc dal comitato organizzatore, da amatori per gli amatori, che vedeva il giro di boa in località Campolongo. La gara in campo maschile ha visto un dominio fin dalle battute iniziali di tre atleti. Due delle Fiamme Oro, Luca Orlandi e Mattia Pellegrin, reduce dall'esperienza alle Olimpiadi di Sochi nella 15 km di tecnica classica, e dal portacolori giallo camouflage del team Hartmann Simone Bosin, partito aggressivo senza sciolina. Ma su di un percorso che a detta di tutti lo stile classico è necessario e tornato finalmente di moda, i due poliziotti hanno avuto la meglio nei tratti di salita, riuscendo a staccare l'avversario per presentarsi sotto lo striscione finale assieme. Volata, come detto, vinta da Orlandi, su Pellegrin al secondo posto e con al terzo Simone Bosin. Siamo con il vincitore delle Fiamme Oro di Moena, Luca Orlandi, il vincitore della prima edizione della Zimbar Snea Loppet. Com'era intanto il percorso? Devo dire che è una bellissima gran fondo, peccato questa nevicata che ha reso il tracciato un po' selettivo, quindi una fatica maggiore, perché veramente forse in classico è una delle poche gare insieme alla Marcia Gran Paradiso dove si può veramente sciare bene nel classico e non solo a spinta, anche se qualcuno è riuscito a partire lo stesso a spinta, però è molto molto selettiva, molto dura, e penso che un complimento agli organizzatori perché nonostante le condizioni meteo difficili hanno allestito un percorso all'altezza, insomma. I prossimi obiettivi per Mattia Pellegrin della stagione un po' appunto particolare che stiamo vivendo quest'anno? Sì, l'obiettivo era le Olimpiadi, l'ho centrato, non è andata come volevo, adesso resta Oslo che mi piacerebbe fare la 50 km di Coppa del Mondo e poi la staffetta degli italiani a cui teniamo molto con le Fiamme Oro. In campo femminile più netta la vittoria finale per la russa, oramai trentina, Eugenia Biciugova, molto più a suo agio con lo stile classico che con la sola spinta e quindi prima sotto lo striscione di Malga Mille Grobbe, davanti a Mara Zamboni della comunità montana Valsassina, molto più staccata, e con al terzo posto Rosanna Costa dello Shikai Schio. Percorso è bello, ma anche abbastanza anche duro. E poi con questo tempo che nevica, vento, tutto. Ma comunque è bello percorso. La gara, valida come penultima prova del Master Tour, in attesa del gran finale di domenica 2 marzo in Varridanna, ha visto come vincitore assoluto Simone Bosin, che si è aggiudicato anche la categoria Uomini 1. Gli altri vincitori sono stati Silvano Fedel, triathlon trentino tra gli uomini 2,
Marco Cristani, GSA Asiago tra gli uomini 3, Guido Masiero, Sci Club Montebelluna, uomini 4, ed infine Luigi Sebben, Sci Nordico Sportful tra gli uomini 5. Tra le donne, Mara Zamboni della Comunità Montana Valsassina vince la categoria Donne 1. Un grazie di cuore da parte del comitato organizzatore a tutti i volontari intervenuti del team Hartmann, dal comune di Lavarone per passare all'APT di Lavarone e dal prezioso aiuto dei responsabili di Malga Mille Grobbe che hanno reso ancora più dolce il dopo gara, coronato da un'ottima musica e finalmente anche da un cielo stellato.